Ultimo giorno si parte. Abbiamo sbaraccato tutto, c'è frenesia perché qua ci hanno dato pochissimo tempo per andarcene. Hassan, Dici qualcosa. mi piaceva la mia nuova casa, anche i miei vicini, anche il mio villaggio. Buona casa mia. E con questo tempo nerissimo, noi ce ne andiamo, lasciamo il campeggio, il nostro super villaggio. La nostra oasi felice. Già, adesso all'uscita hanno messo tutte le canzoncine triste, siamo tipo degli zombie che se ne vanno depressi, ma ci aspetta un'altra avventura! Dobbiamo rientrare in Italia tra 5 giorni e in questo momento siamo dei nomadi che non abbiamo ancora deciso dove andare. Siamo dei homeless, adesso andiamo a vederci la gara di Valentino Rossi e dopo decidiamo per la nostra next destination. Rototom! Visto che guardando in tasca mi sono ritrovato due cucchiaini del gelato di ieri sera che erano in più. E cosa facciamo? Li butti via i cucchiaini, no? Copri il gelato. Al dolce del lecce. Aspettando Valentino Rossi. Visto che il rototom è finito e sono 12 giorni che non mi specchio, siamo qua in un supermercato. E sono passato davanti a uno specchio, non mi sono ancora specchiato, ma la tentazione è tanta, quindi vediamo com'è. Condividiamo con lui questo momento magico. E qua? Lì. Ah, ma sono sempre stato così figo. Cacchio, due te, schiaccia! Cazzo, ma è veramente una sensazione stranissima. Specchiarsi dopo 12 giorni. Allora, dai, sono un po' abbronzato. Dovete provare a non specchiarvi per un bel po' di giorni. Una figata. Sei bellissimo. E dopo aver dormito in spiaggia come la maggior parte di noi sfollati del Rototom, ci voleva. Abbiamo trovato l'ombra e siamo collassati, visto che una media di ore di sonno minimissima in questi giorni. Sì, ho dormito grassamente, stavo veramente finalmente. Abbiamo imparato a dormire su ogni superficie e il nostro, come si dice, tempo di addormentamento è stato molto veloce. Sta poi velocissimo. E adesso siamo diretti, credo, a Tarragona. Tarragona, sì, che è di strada, ci fermiamo, mare, relax. Si vedrà. Ciao. Poi si vedrà, dovete restare con noi per vedere cosa succederà. Ah, Rototom!